Per installare il telecomando in macchina ovviamente ci serve un telecomando, alcuni cavi elettrici sottili, un pulsante. Del nastro isolante, un pezzettino di biadesivo, un cacciavite, un saldatore a stagno e ovviamente la macchina. Prima cosa dobbiamo saldare i cavi elettrici sul telecomando, dunque dobbiamo smontarlo. Dobbiamo innanzitutto individuare dove saldare i nuovi cavi. Iniziamo con le saldature. Prima di tutto vado a saldare la parte relativa al nuovo pulsante. Ora invece andiamo ad aggiungere la parte relativa all'alimentazione, dunque sfruttando le saldature già presenti sul telecomando aggiungo i due fili, uno nella parte superiore per il polo positivo, mentre nella parte inferiore del telecomando andrò ad aggiungere quello che sarà il polo negativo. Ora che i quattro fili sono saldati, posso rinfilare tutto quanto all'interno della scatoletta originale. Utilizzando un cutter o qualunque altro attrezzo ti sia comodo, dovremo creare un buchino in modo da far passare i cavi all'esterno del telecomando. Attacchiamo i due morsetti, uno sui cavi dell'alimentazione e uno sui cavi del pulsante. Purtroppo ho dovuto smontare e fare tutto da capo. Questo perché una volta chiuso il tutto non riuscivo a premere il pulsante B, dunque ho optato per far passare nella parte superiore solo i due cavi relativi al pulsante e nella parte inferiore solo i due relativi all'alimentazione. Ho ripreso la batteria che era prima utilizzata dal telecomando per fare una prova e sia il pulsante originale che quello aggiunto funzionano correttamente. Ora inizia la parte divertente, cioè montare tutto quanto in macchina. Io avrei tanto voluto utilizzare uno di quei pulsanti finti che si vedono sul cruscotto, ma purtroppo non ne ho trovato uno originale da poter inserire. Dunque, alla fine ho optato per utilizzare un pulsante vuoto dall'altra parte sotto il volante.
Ho deciso di prendere l'alimentazione direttamente dall'accendi sigari in modo da non avere troppi fili in giro. Dunque, una volta smontato, faccio passare i nuovi due fili che andrò poi ad attaccare al telecomando dal buco dell'accendi sigari. Collego allo spinotto dell'accendisigari i due cavi che ho tirato. Ora che il telecomando è collegato all'alimentazione, devo collegare due nuovi fili che poi porterò al pulsante. Il telecomando è pronto, però non è bello averlo che sballonzoli in giro. Dunque, con un pezzettino di biadesivo lo appiccico in un punto dove non dà fastidio alla chiusura. Tramite un trapano ho fatto un buco al pulsante nero che vedevamo prima e ho installato, semplicemente avvitandolo, il nuovo pulsante argentato. Ora faccio passare i due fili all'interno del primo pezzo del pulsante e dopodiché li collego al pulsante effettivo.